l'Italia se desta. Marco, che fai? Canti? Eh sì, perché qui ci sono gli europei, quindi bisogna tifare la nostra nazionale. Però mi dovevo alzare perché l'inno si Vai, canta. vai, vai, fai, fai la forza, Hai dai, dai. voglia di alzarmi? Attenzione, signori, Marco Dottore, vada con l'inno. Fratelli d'Italia. Marco, fermati. Facciamo cantare chi sa cantare veramente l'inno E chi nazionale. lo sa cantare? Gli azzurri. Della Nazionale Calcio TV? L'hai detto tu. Però, Alex De Santi, una volta lei, Napoli Carlo, Gianluca Impastato, numero 11, Bass, numero 14, Edo Soldo, numero 23, Pierpaolo Pregolli. Vici di GEMENS, oggi parliamo con Fabrizio di solidarietà e quindi linea al campo alla Nazionale Calcio TV. D'Italia! L'Italia se desta, velemo, biciclo, se gitta la testa, dove la vittoria, che porga la chioma, che schiava Il nostro Michael, cari amici, è diventato un cittadino italiano e quindi Fabrizio le abbiamo fatto cantare l'inno nazionale italiano e se l'è cavata bene lui, noi un po' meno però. Amici, oggi siamo a Mestrino tra Padova e Parigi, è tempo d'Italia, di nazionale, allora ascoltiamoci subito l'inno nazionale italiano con i nostri ragazzi. D'ordine e concentrazione. Noi non ci arrenderemo mai. Scalpito, non vedo l'ora. Che la forza sia con noi. Io non ho paura. Vincere e vinceremo. Siamo carichi. Rimarremo tetragoni alle avversità. Sì. Può fare. Io ce l'ho più grosso, il piede. Devono passare sul mio. Gol molto belli oggi, 3-3, risultato finale, rivediamoci tutti i gol in questa clip firmata Fabrizio Cucco. Galtieri sì, Galtieri no, questo è quello che il mister vuol fare, vuole mandarmi fuori. Ce l'ha fatta anche stavolta. C'è davanti! Tira fuori come così, umiliarmi così, non può! Fabrizio, no! Galtieri non si tocca! Quindi! Pure sei uscito dal campo, Luca, ma guarda come sei uscito, ma guarda lì! Arbitro numero 1. Super gol Galup! Vince il premio Super gol Galup! Caro Fabrizio, a questo punto è giusto ufficializzare la cifra donata a favore dell'isola che c'è. Mister, a lei l'onore! Bellissima partita, grande pubblico, bella giornata ringraziando il cielo. Ma il Veneto è il Veneto, hanno superato i 17.000. È una cosa molto bella, e complimenti a tutti. Anche a lui è la prima volta, ma non perché abbia giocato bene, perché mi sento buono. Ragazzi, alla prossima, mi raccomando sempre in onda su nazionalecalciotv.it. Ciao Maragnao.
e la linea torna a noi della macchina per chiudere qua il servizio e per darvi l'appuntamento alla prossima partita, che sarà in Liguria, in provincia di Savona, esattamente martedì 28 giugno ore 20:30, stadio comunale di Ceriale. Noi ci saremo, giocheremo contro una rappresentativa di artisti liguri e personaggi liguri. Mi raccomando ancora una volta, sotto il segno della solidarietà. Tutto questo per donare un sorriso. Per saperne di più, nazionalecalciotv.it. Sei bravo, ciao Maragnavo. Ciao. Oh Romeo, Romeo, pare che sei tu, Romeo, Romeo. Come sei romantico, Marco? E sono romantico perché sono a Verona. A Verona che cosa si fa a Verona? E a Verona si va a visitare la casetta di Romeo e Giulietta. Sperando che sia ordinata e pulita, Fio. E speriamo, speriamo. Amici di TG Events, oggi vi portiamo a Verona, città degli innamorati, grazie a Giulietta e Romeo. Una romantica storia d'amore che viaggia nel tempo e tocca il cuore di tutti. Arrivano da tutto il mondo nella speranza di trovare un ricordo del loro amore. Ecco come si presenta oggi la mitica casa degli innamorati. Una guardia all'ingresso, si entra e subito i primi graffiti sulle pareti. Ancora qualche passo e alla sinistra della romantica piazzetta ecco una parete colorata di gommosi ricordi, ma talmente gommosi che sembrano gomme da masticare. Anzi no, sono gomme da masticare. Il giro continua. Guardate la maestosa statua di Giulietta, un po' consumata nelle parti intime, sarà per il solito tocco dei turisti in cerca d'amore, e poi finalmente il balcone di Giulietta, dove lei sopra e lui sotto si decantavano lodi all'amore. Che bella storia. Ma sì, quasi quasi mi compro un souvenir. Un consiglio a tutti i turisti: limitatevi a guardare e non toccare. La storia merita rispetto. I vostri ricordi riportateli a casa e lasciate il candido amore avvolto nei suoi puliti ricordi. Marco, hai qualche dubbio? Sì, perché stavo guardando questo marchio e tutto, insomma... Senti, ma il prossimo servizio dove va in onda, oltre che sull'emittente che ci ospita? Il prossimo servizio che riguarda le assistenti di tutta Italia... In che senso? Le segretarie? Le assistenti, non si dice segretarie. Le piccine? Le piccine vanno in onda su TGM Television. .it, ciao. Benvenuti tutti all'ottava edizione Secretary Day. Oggi 23 maggio 2016 siamo riunite al Hilton Garden Inn di Milano. Quest'anno l'affluenza è stata incredibile, più di 270 assistenti presenti al Secretary Day. È stata una giornata fantastica, un programma intensissimo, e abbiamo cominciato questa mattina con formazione tecnica. Abbiamo avuto Gianna Martinengo, Olimpia Ponno, Maurizio Lacava e Andrea Albanese che ci hanno parlato di social media, di reputation, di presentazioni in PowerPoint, di donne e tecnologia e degli stereotipi con la roadmap della leadership digitale. E poi abbiamo mangiato tutte insieme al Villaggio Secretary, dove tantissimi espositori tra main sponsor e i nostri partner ci hanno presentato quelle che sono le soluzioni ideali e che facilita il nostro lavoro grazie agli accordi che possiamo prendere con tutti i fornitori di prodotti e servizi che servono proprio per il nostro lavoro quotidiano. Durante il villaggio abbiamo anche intervistato tantissimi assistenti, chiedendo loro un po' come hanno trovato la giornata, come interpretano loro i social network, che tipo di reputazione hanno nel mondo del digitale, insomma tantissime domande relative naturalmente alla nostra professione di assistenti di direzione. Abbiamo poi proseguito il nostro pomeriggio invece all'insegna della formazione esperienziale.
Abbiamo avuto docenti come Alessandra Bolla che ci hanno presentato boss management, quindi come gestire il capo o più capi nel caso ne avessimo più di uno, e poi ancora la morfopsicologia per capire e comprendere meglio il nostro capo e quindi migliorare la relazione con loro. E poi ancora, non è finita qui, con Olimpia Ponno di nuovo abbiamo parlato di communication, marketing, education and training, lavorando anche con le nostre regional ambassador che si sono messe in gioco, che hanno presentato quella che è la loro missione all'interno della community. E poi abbiamo proseguito con tantissime estrazioni di premi per tutte le partecipanti. Ognuna di noi quindi ha potuto tornare a casa con una celebrazione, quindi, perché questa è la nostra giornata dedicata proprio alla valorizzazione del nostro ruolo. E poi infine è arrivato il momento clou della giornata con il premio assistente dell'anno, e se volete scoprire chi è, guardate queste immagini. Prima di proclamare l'assistente premio ADA, l'abbiamo soprannominato con questo acronimo che significa ovviamente assistente dell'anno, vorrei chiamare quella che è l'assistente in carica ancora per qualche secondo, che è la nostra Corinna Aloisio, business and leader of Terracita e Media con International Media Network, ovvero MTV, che è tutta questa sigla così bellissima. Cori, ancora... convinto tutti, le assistenti, la giuria che era comunque composta da 9 membri, avete visto, insomma molti dei quali erano presenti oggi tra gli speaker e i relatori, è stata votata quindi dalla community, da tutte le assistenti iscritte alla community, e ha vinto anche il voto open, perché abbiamo dato l'opportunità anche ai colleghi, ai capi, agli amici e ai parenti di poter votare la loro candidata preferita. Naturalmente il peso della votazione maggiore è dato dalla giuria tecnica, 25% la community, l'altro 25% voto open. Quindi lei ha vinto e ha stravinto su tutti e tre i fronti. Quindi diciamo che non ci sono dubbi. Perché domine in... Vada, ragioniere! Dove va di corsa? Dove va di corsa? Le imitazioni di corsa, ma sono quelle di Claudio Lauretta, lei cammini, vada, vada, ragioniere! Lei rimarrà sempre un ragioniere, vada, vada! Ciao a tutti! Sono le... manca 5 minuti alle 8, è da circa un'ora che sto correndo perché mi sto allenando, ho già fatto 8 km e 8 e adesso ne ho altrettanti per arrivare a casa. Per tutti i miei follower volevo regalarvi 3 imitazioni di corsa, 3! Ciao a tutti, sono Vittorio Sgarbi e questa mattina, come una capra ignorante, mi sono alzato per fare la corsa. Ciao a tutti! Sono la platinette, non ce la faccio più con tutto il mio peso a correre, sono tutta sudata. Salve a tutti, sono Renato Pozzetto, sto andando a figa. Tac. Ciao a tutti. Ciao! Agli amici di TG Event, TG Event, il programma più bello che c'è. Bellissimo. Una bella risetta grassa. Puntatona, sì, sì. Ma la puntata finisce qua, saluti, vai. Stavo dicendo che è finita, saluti, la puntata. Saluti, saluti a tutti gli amici e gli ascoltatori e di TG Event Television, e anche a tutte le emittenti. Non sa neanche lui cosa sta dicendo. TG Event Television, ciao ragazzi, alla prossima, Maragnao.